Roberto Calderoli ormai sono più di 30 anni che milita sia nella Lega che nel Parlamento. Adesso è vicepresidente del Senato, ma conosce perfettamente, un grande conoscitore dei regolamenti delle due Camere, Parlamento e Senato. E spiega e parla delle due proposte fatte da Fratelli d'Italia e della Lega proprio sullo stesso obiettivo. E lui spiega che l'unione fa la forza e utilizza questo concetto per spiegare le due proposte per l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, che viene anche chiamato il presidenzialismo, cioè quando gli italiani possono eleggere loro direttamente, andando a votare un sabato e una domenica, il Presidente dello Stato in base a una lista proposta dai partiti. Adesso l'elezione del Presidente della Repubblica o capo dello Stato avviene dai partiti che sono in quel momento al governo. Nel momento che c'è l'elezione del Presidente della Repubblica, il governo che è in carica alla fine decide chi è il Presidente della Repubblica. Cambiandolo come vuole la Lega e Fratelli d'Italia, diventerebbe elezione diretta, cioè direttamente i cittadini possono andare a votare, come se fossero elezioni politiche, il Presidente della Repubblica. Quindi Calderoli dice che le due proposte, una della Lega e una di Fratelli d'Italia, sono due testi diversi, uniti però dallo stesso obiettivo. Con Fratelli d'Italia viaggiamo separati per colpire uniti, dice Calderoli. Quindi, parlando appunto dell'elezione diretta del capo dello Stato, l'obiettivo comune di Matteo Salvini e Giorgia Meloni è quello, l'elezione diretta. La Lega ha annunciato che Calderoli e Salvini sono andati a depositare in Cassazione l'inizio della raccolta delle firme per la riforma, che prevede anche l'abolizione dei senatori a vita. Prima i senatori a vita potevano essere 7, eletti da ogni presidente della Repubblica, praticamente uno per ogni anno. Poi è stato diminuito a 5. Adesso si voleva portarli a 5 massimo, cioè che non ci siano più di 5 senatori a vita nel Senato, se no ogni Presidente della Repubblica ne può eleggere 5 e si vanno a moltiplicare. Quindi nella proposta della Lega non c'è solo il passaggio al presidenzialismo, ma c'è anche proprio l'abolizione dello statuto ottocentesco dei senatori a vita. Queste le parole di Calderoli. Domani in Cassazione presentiamo un disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare che prevede l'elezione a suffragio universale diretta del Presidente della Repubblica e l'abolizione dei senatori a vita. I senatori a vita sono di nomina presidenziale o ex presidenti della Repubblica, quindi si tratta di temi direttamente collegati. Chiediamo inoltre l'abbassamento a 40 anni dell'età per poter essere eletti Presidente della Repubblica, dice Calderoli, che infine fa sapere che la raccolta delle firme inizierà in Piazza San Giovanni a Roma il 19 di ottobre, in occasione della maxi manifestazione contro il governo giallorosso. La maxi manifestazione di Piazza San Giovanni è quella indetta proprio in quella enorme piazza dove si svolge il concerto del 1º maggio organizzato dalla sinistra italiana. Quindi per cominciare e riuscire ad arrivare a questo obiettivo di Fratelli d'Italia e della Lega ci vogliono 500.000 firme. Nella manifestazione si prevedono più di 100.000 persone, non si sa quante, ma più di 100.000. Quindi immaginatevi che già se tutte queste persone si fermassero prima, dopo, durante per firmare ai gazebo per questa proposta del presidenzialismo, già con 100.000 firme sarebbe già stato fatto in un solo giorno senza neanche accorgersene già il 20% della raccolta firme, che poi proseguirebbe in tutte le città italiane con credo più o meno 1.500-2.000 gazebo
di Fratelli d'Italia e la stessa quantità della Lega per raccogliere le firme. Ma Salvini aveva detto servono 500.000 firme, io ne raccoglierò 5 milioni. Ma torniamo a parlare del decreto taglia poltrone, quello che ha tagliato le poltrone proprio qualche giorno fa, dove sono stati ridotti i senatori e i parlamentari del 40%. Un gesto più che altro simbolico, nel senso che sì, vanno ridotti, ma io sono d'accordo nel ridurle, ma questo non è che provoca un risparmio per lo Stato che da strapparsi i capelli, no. È una riduzione di 100 milioni all'anno che risulta assolutamente simbolico. Con quei soldi non si può fare assolutamente quasi nulla, nessun tipo di riforma. Immaginate che solo quella che serviva a Fioramonti per l'università era 1 miliardo, no? Il reddito di cittadinanza è 7 miliardi e mezzo, l'abbassamento delle tasse per PUM minuscolo è quasi 3 miliardi, quindi 100 milioni nella contabilità dello Stato sono assolutamente nulla. Quindi una riforma prettamente simbolica. Certo c'è da dire meglio 100 milioni in più che 100 milioni in meno, non c'è dubbio, però riforma epocale sotto l'aspetto simbolico sì, ma sotto il conto economico no. Questo spiace dirlo, ma è proprio così. Ma dobbiamo, per onor di cronaca, ricordare quanto successo pochi mesi prima, a febbraio del 2019, di quest'anno. Perché oggi il partito di Zingaretti è in prima linea e ne fa anche un suo orgoglio aver ridotto i parlamentari, tagliato i parlamentari. Anche se inizialmente aveva detto a Di Maio, sì, siamo d'accordo per tagliare i parlamentari, ma non in questo modo, bisogna farlo in modo diverso. E Di Maio gli aveva risposto, caro Zingaretti, o si tagliano immediatamente appena andati al governo, subito, subito, o il governo non si fa, perché se ricominciamo a vedere come lo possiamo fare, lo modifichiamo, non si farà mai. Poi cadrà il governo e questa riforma, che per il Movimento 5 Stelle è simbolicamente storica, non si sarebbe potuta fare. Quindi Di Maio gli ha detto la facciamo immediatamente. Zingaretti, per andare al governo, ha detto va bene, facciamola, ok? Così tu capisci che noi siamo fedeli, no? Come i carabinieri, fedeli nei secoli. E però Zingaretti gli ha detto: beh, attenzione, io ti faccio subito questo favore, però subito andiamo a cambiare la legge elettorale per evitare a Salvini di tornare al potere. E Di Maio, che non ci aveva ancora pensato, gli ha detto: beh, sì, hai ragione, beh, certo, hai ragione, hai ragione. D'altronde siamo assieme anche per evitare che quello là, perché Di Maio più di una volta l'ha chiamato quello là, io devo governare con quello là. Chi lo sente, quello là. Non era la prima volta, eh? Quindi Di Maio avrà detto: beh, andiamo a impedire a quello là di tornare al governo, dai, facciamogliela pagare, visto che ci ha rotto le scatole per 14 mesi, facciamo qui, decido io. Facciamogliela pagare per bene. E ha dato poi retta a Zingaretti. Ma attenzione, che dicevamo che proprio a febbraio, al primo voto in Senato per il taglio dei parlamentari, perché attenzione, il taglio dei parlamentari che si è appena fatto era l'ultimo passaggio. Già la Lega e il Movimento 5 Stelle avevano fatto già dei passaggi parlamentari per tagliare i senatori e i parlamentari. Mancava l'ultimo passaggio, l'ultimo in Parlamento. Ci sono diversi passaggi per la democrazia, una legge deve passare Parlamento, Senato, poi tornare in Parlamento, una cosa di sicurezza per la democrazia, è un impianto fatto dai padri costituenti con la Costituzione, questo di avere queste camere che garantiscono comunque la democrazia. Beh, quindi al primo voto in Senato del taglio dei parlamentari si oppose il PD insieme a LeU, accusando i 5 Stelle di tagliare la democrazia e invocando la resistenza civile con bandiera rossa trionferà. No, non hanno parlato di bandiera rossa trionferà, ce l'ho messo io aggiungendolo un po' teatrale, ma questo per farvi capire il trasformismo che c'è in politica per i meri interessi di partito.
Ai politici e ai partiti non gliene frega niente, la resistenza civile, il taglio della democrazia. Guardate, avevano così paura di questo taglio della democrazia che l'hanno fatto loro in prima persona per garantirsi il governo, il potere e la spartizione delle poltrone. Avete visto che morale alta che hanno? È inscalfibile questa morale. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.